L'Istituto Comprensivo Antonino Caponnetto punta allo spazio con la candidatura della scuola Giovanni Verga per un contatto radio con uno degli astronauti che si troveranno a bordo della Stazione Spaziale Internazionale nel periodo che va da settembre a dicembre 2022. Candidatura che rientra tra le attività STEM che l'Istituto pone ai suoi ragazzi e che entrerà a fare parte del curriculum di un progetto riguardante un programma ARIS School Contact. Promosso da AMSAT Italia, che punta proprio allo sviluppo delle conoscenze sulle attività radioamatoriali legate allo spazio e su quelle astronautiche. È un progetto da, diciamo, dall'alto valore sia tecnologico che formativo, perché eh, riguarda un collegamento che eh, verrà fatto eh, tra la nostra scuola e gli astronauti presenti nella Stazione Spaziale Internazionale. E che verosimilmente dovrebbe essere fatto, almeno questa candidatura prevede che venga fatto nella finestra temporale che sarà tra settembre e dicembre del 2022. La nostra speranza è di essere già ammessi a, questa, a, questo, a questo collegamento da subito, perché in quella finestra temporale sulla stazione spaziale sarà presente un astronauta italiana. Samantha Cristoforetti, che in questo momento si sta addestrando presso l'ente spaziale europeo, e che sarà protagonista della Expedition 68, e che verosimilmente eh, potrebbe anche essere il comandante di quella spedizione. La candidatura è stata sviluppata dai docenti interni alla Scuola media verga in collaborazione con l'Associazione Radio Amatori Italiana Sezione Averna di Caltanissetta, che curerà l'aspetto tecnico. Gli alunni potranno incontrare componenti dell'Italian Space and Astronautics Association e dell'Ari, rispondendo loro 20 domande. Noi abbiamo sposato di buon grado la proposta fatta dal professor Palascino relativamente al progetto di cui stiamo parlando, proprio perché ci consentono di ampliare la nostra offerta formativa avvicinando i nostri alunni a quella progettualità particolarmente richiesta dalle attività STEM e in un certo senso, sì, proiettarli nel futuro, nello spazio, proprio metaforicamente parlando, ma di allargare i loro orizzonti con un'attività che ha un valore formativo e culturale di altissimo livello.